Buonasera, buongiorno a tutti, ben trovati ovviamente ai colleghi della relazione STEM e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Dico buonasera, buongiorno e buon pomeriggio, le ho dette tutte, ma c'è un motivo perché ovviamente per qualcuno qui è mattina, per qualcuno è pomeriggio, per qualcuno è sera, letteralmente, nel senso, anzi mi sa che oggi dagli Stati Uniti non c'è nessuno collegato, quindi no, siamo prevalentemente pomeriggio e sera. Ma quando questa puntata andrà in onda potrebbe essere mattina per chi la guarda, quindi insomma decideremo sull'impronta. Allora, benvenuti ad una nuova puntata di New STEM. Come sapete, una volta al mese più o meno, nel senso che a causa impegni lavorativi a volte tardiamo un po', e questo mese fra l'altro non ha fatto eccezione. Una volta al mese vi proponiamo le principali news da un punto di vista scientifico. Diciamo, sono. Le principali news no, sono delle news che ci scegliamo perché ci piacciono molto e ci interessano, però sicuramente sono rimbalzate almeno su due o tre media internazionali o nazionali. E questo mese, piatto ricco, nel senso abbiamo, direi, tre news e mezzo, nel senso che ci sono, anzi scusatemi, quattro news e mezzo. Quattro news che sono puramente scientifiche e una che è un po' più politica, di cui parleremo a brevissimo. La prima news, direi che ce la presenta Enrico, che ringrazio in anticipo, io mi taccio e faccio anche partire un po' di background, così è più piacevole per tutti quelli che ci ascoltano. Allora, grazie Giulio per l'introduzione. La prima news è un pacchetto di news perché abbiamo deciso di fare un aggiornamento sul discorso carne coltivata, ma questa volta non partire da liquidi, ma partire dall'aria. Questo claim decisamente particolare, quasi fantascientifico, sta diventando sempre più reale. Ci sono degli studi abbastanza consistenti sull'argomento negli ultimi 5 7 anni al massimo. Ci sono due prodotti già in commercio, di cui parleremo fra poco, e c'è la possibilità molto, molto seria che sicuramente nelle nostre vite, si arrivi a vedere proteine tipo la carne coltivata, quella su cui si è scagliato il ministro Lollobrigida, prodotte non da feedstock liquidi, ma niente, poco di meno dai gas di scarico delle raffinerie, ricchi in composti di base come la CO2, il CO e l'idrogeno, combinate con tecnologie di elettrolisi, energia solare, eccetera. È un piatto molto ricco, ma nel senso proprio del tecnico e termine si parla di bilioni di dollari, e ne analizzeremo a volo l'aggiornamento e i problemi, le tecnologie in gioco, eccetera. Direi possiamo dare la parola a questo punto ad Alessandro, il nostro chimico, che ci illustrerà la partenza di questo segmento e poi intervengo per la parte più di microbiologia. Vai Alessandro. Esatto, grazie mille e buongiorno, buonasera, buon mattino a tutti, un po' a seconda da dove ci guardate. Allora, sì, diciamo che effettivamente è stato un piatto molto ricco e qui inizio con una piccola nota di colore, nel senso che quando abbiamo iniziato a voler, diciamo, introdurre questo argomento, io ricordo, eravamo partiti molto scettici perché eravamo partiti da questo news divulgativa su Nature che sembrava qualcosa di un po' discutibile. Quando poi invece appunto abbiamo iniziato un attimo a guardare più nel dettaglio questo argomento, è saltato fuori un po' un vaso di Pandora, se vogliamo. E vabbè, e ci sta. Allora, sì, la prima cosa che c'è da capire è che sicuramente questo è più che altro un insieme di tecnologie diverse. Infatti, noi abbiamo nell'articolo da cui siamo partiti, questo appunto, questa news su Nature, che poi in realtà fa riferimento ad un altro paper, che è stato su una tecnologia che viene prodotta da una compagnia, se non sbaglio, canadese, però vabbè, magari sbaglio la nazionalità. Comunque sia, in realtà qua si sta appunto parlando di un insieme di tecnologie, perché come vedremo. Anzitutto fa parte di un mercato che sicuramente è in nascita più che in espansione. Infatti qua ci sono già degli esempi in commercio. Scusate, ho tirato avanti una slide di troppo. E diciamo che tutti questi mercati fanno riferimento fondamentalmente, cioè scusami, tutte queste news, queste tecnologie fanno parte di quel grande mondo di tecnologie che in un modo o nell'altro si trovano ad avere a che fare sicuramente con il periodo storico, quindi un periodo storico in cui ci sono i problemi ambientali che sappiamo esserci e quant'altro, e quindi c'è una grande necessità, una grande domanda di tecnologie che permettono appunto di
di risolvere questi problemi. Ora, tornatemi indietro. Diciamo che noi siamo partiti appunto da questo nuovo paper che è uscito appunto il mese scorso, in realtà il paper lo mostro dopo, in cui appunto questa compagnia canadese propone questo sistema per la produzione di macronutrienti. Io qua ho messo proteine per renderlo un po' più, come si dice, un po' più provocatorio, anche perché la compagnia si chiama AirProt. In realtà è semplicemente la sintesi di macronutrienti utilizzando come fonte di energia non più la base dell'alimentazione, che quindi è l'agricoltura, ma delle alternative che poi vedremo. Ora, prima vorrei cercare di dare giusto una piccola idea della dimensione del problema, del contesto in cui queste tecnologie poi si inseriscono, e alcune vogliono provare a risolvere problemi, altre vogliono semplicemente proporre delle alternative. Perché la prima cosa che c'è da capire è che sicuramente il mondo dell'agricoltura e dell'allevamento è un mondo che ha il suo impatto ambientale, sicuramente dal punto di vista delle emissioni di gas serra, che è un po', diciamo, quell'evergreen di cui tutti noi sentiamo parlare costantemente, anche se poi io qui, secondo me, quando si parla di agricoltura bisognerebbe più che altro portare attenzione su un'altra variabile che è probabilmente più rilevante in realtà da un punto di vista ambientale di conservazione degli ecosistemi, che è quello dell'utilizzo di suolo. Perché effettivamente, se si guarda all'utilizzo di suolo, la produzione alimentare occupa un terzo delle terre emerse e quindi, cioè, occupa davvero tanto spazio che ovviamente poi viene sottratto agli ecosistemi, e soprattutto in ottica di una popolazione che cresce, se si assume che la produzione per ettaro resta costante alla produzione attuali, questo richiederebbe un enorme aumento di terreni da coltivare. Quindi ovviamente le sfide future non solo portano alla riduzione del nostro impatto ambientale, ma anche a riuscire ad alimentare la popolazione che dovrà necessariamente crescere, che appunto raggiungerà il picco di circa 10 miliardi di persone. Quindi questa è una grossa sfida, e quindi questo è il macro settore in cui questo tipo di tecnologie si inseriscono. Ora, diciamo che per quanto riguarda l'alimentazione, negli esseri viventi entrano tutta una serie di elementi. I principali, vabbè, li conosciamo più o meno tutti, quindi carbonio, ossigeno, idrogeno, azoto, zolfo, eccetera. E tutti questi elementi hanno i loro vari cicli biogeochimici, che ovviamente ad un certo punto devono permettere che dalla componente inorganica si passi alla componente organica. Ovviamente il carbonio non fa eccezione, e lo stock inorganico di carbonio più utilizzato alla vita è fondamentalmente l'anidride carbonica atmosferica. Quindi cosa succede? Che ci sono degli organismi autotrofi che sono capaci di sfruttare dei gradienti energetici per attivare la molecola in uno stato l'atomo di carbonio, che si trova in una molecola estremamente stabile, quella della CO2, e per produrre macromolecole biologiche. La vita lo fa già in tanti modi, il più importante sia quantitativamente che in realtà da ogni punto di vista è quello della fotosintesi clorofilliana, quello che produce più biomassa e quant'altro, però tuttavia non è l'unico, esistono altri 5, se non sbaglio, pathway che la vita ha scoperto, uno che non saprei pronunciare, che però è uno dei più importanti, che qua magari Enrico mi può aiutare nella pronuncia. Sì, ecco, volevo inserirmi nel discorso. Questa tecnologia fa parte della tecnologia della cattura della CO2, sì, della cattura della CO2 atmosferica, o della fissazione, a seconda se usate l'inglese o l'italiano. E, sono tecnologie di cui si parla da decenni, perché la scoperta della fotosintesi nelle sue fondamentali è dopo la guerra, fondamentalmente 1940 o 1950, sono stati scoperti alcuni pathway, alcuni percorsi di utilizzazione CO2 in immobilizzazione di biomassa, fino all'ultimo, che è questo HP nel diagramma in alto a destra, cioè nel 2000. Dopodiché, questi sono quelli naturali, come detto, essendo scoperti la natura nei 4 miliardi di anni di evoluzione circa. Però abbiamo la stessa possibilità di utilizzare la biologia sintetica, synthetic biology, per raggiungere
pezzi a questi pathway o addirittura per creare pathway completamente nuovi. E l'utilizzo di organismi viventi molto più particolari come gli archea ha portato alla scoperta di altri cicli cosiddetti appunto autotrofici, cioè in grado di fissare l'azoto e il carbonio inorganico nella biomassa, non tanto negli ultimi anni. Sono poi accelerati dalle scoperte bioinformatiche, eccetera. Quindi questo settore non è nato, esiste da molti anni, ma non è mai sbocciato perché mancano gli strumenti chimici, strumenti di analisi, strumenti bioinformatici e gli strumenti industriali per scalare questo sistema a dimensioni sufficienti. Mancava anche il driver, cioè la necessità di utilizzare queste tecnologie per nutrire persone e per minimizzare gli impatti ambientali, come giustamente ha fatto vedere prima Alessandro. Esatto. E, quindi, fondamentalmente, l'attivazione d'ora in poi chiamerò attivazione del carbonio, perché in realtà probabilmente chimicamente è la definizione più precisa, è un qualcosa che la vita deve necessariamente fare, ha scoperto vari modi per farlo, ovviamente per come funzionano i meccanismi evolutivi, quello più pratico ed efficiente è quello che poi si è diffuso di più, che è appunto la fotosintesi clorofilliana, eccetera. Tuttavia, diciamo che questi pathway sono anche molto diversi, seppure ovviamente ad un certo punto devono utilizzare le molecole simili, e quindi alla fin fine lo scopo più o meno di tutti questi pathway è che a un certo punto vengano prodotte molecole come l'acetilcoenzima o il piruvato, insomma molecole del genere, che poi entrano in tutti gli altri vari cicli biologici delle cellule e quant'altro. Ok. E vabbè, qui c'è appunto uno schema, un altro schema dei pathway scoperti, non entreremo nel dettaglio. No, soltanto una cosa, l'acetil-CoA è in realtà il precursore dell'acido acetico, che è molto più noto a chi ci ascolta, sì. Che a sua volta è un parente stretto dell'etanolo. Quindi una volta si è prodotto acido acetico o acetato etanolo, si ha a disposizione dei nutrienti per nutrire i batteri, ma anche altre cellule eucariote, quindi lieviti e alghe, e quindi se è possibile, tramite più passi, non c'è una conversione diretta, è possibile passare da componenti inorganici a biomassa, che è poi quella utilizzata per i step tecnologici successivi per fare cibo. Esatto. Questo è l'elemento. Alla fin fine potete immaginare, secondo me, può essere un'immagine mentale interessante, tutti i sistemi, come si dice, il metabolismo, i cicli biologici all'interno delle cellule, dividere in due grandi categorie quelli che hanno a che fare con l'energia, cioè quelli che in qualche modo attivano, organicano, prendono energia dall'esterno e quindi producono molecole che hanno all'interno molta energia chimica accumulata, e poi invece quelli che consumano queste molecole. E quindi alla fin fine cosa succede? Che ovviamente, siccome gli atomi sono quelli e le molecole principali sono in comune, molto spesso, soprattutto questo si vede soprattutto nei batteri che appunto sono forme di vita un po', batteri, archea, microrganismi molto più plastiche, succede che magari alcuni batteri hanno alcuni di questi cicli e non altri, e quindi semplicemente il punto fondamentale è che a un certo punto ci devono essere quelle molecole importanti che devono essere buttate in mezzo all'insieme di questi cicli, e quindi che vengono prodotte, e poi da lì possono partire ad andare a fare cose, insomma fare tutto quello che le cellule hanno bisogno. Sì, Enrico? No, niente, se vai avanti o continui te, se c'è problema. Sì, sì, sì. La prossima sera? Sì, sì. Quindi, ovviamente esistono tanti cicli possibili, questo non vuol dire che però tutti abbiano la stessa importanza, in realtà l'ho già anticipato prima, in particolar modo la fotosintesi clorofilliana in questo momento è assolutamente predominante sulla Terra, per ovvie ragioni, di svariati ordini di grandezza, perché di solito perché come funziona l'evoluzione? Che se questo è il sistema più efficiente, ovviamente quando questa cosa può essere messa in atto, viene messa in atto e vince e competitivamente vince sulle alternative. Quindi in realtà tutte le alternative poi si trovano magari in nicchie dove appunto la fotosintesi non è possibile, quindi si deve accedere a dei meccanismi in genere più inefficienti. Però appunto il punto fondamentale è che
tutti questi sistemi, a prescindere da quali siano, devono attivare l'anidride carbonica, il che è la parte problematica. Perché? Perché fondamentalmente è una molecola lineare in cui due atomi di ossigeno formano dei doppi legami con il carbonio. Questi doppi legami hanno un'energia di legame molto alta, sulle 740 kJ per moli, qualcosa del genere, adesso kJ più, kJ meno. E quindi, da un punto di vista termodinamico, è necessaria tanta energia affinché questo processo possa avvenire. Arrivando adesso, quindi, dopo tutta questa enorme digressione e spiegazione, possiamo finalmente ritornare al punto da cui siamo partiti, cioè a questa pubblicazione, a questa Air Protein è il nome della compagnia, se non sbaglio, è canadese. E che cosa propongono? Fondamentalmente loro hanno, diciamo, proposto o stanno studiando, comunque in fase di prototipo, adesso non so esattamente dal punto di vista industriale come siano messi, però questo meccanismo in cui fondamentalmente è diviso in tre step. C'è un primo step in cui si utilizza dell'energia elettrica per attivare la CO2 e utilizzando degli elettrolizzatori, questa attivazione porta alla formazione di varie molecole formate fondamentalmente da due atomi di carbonio, come l'etanolo, per esempio, l'etano, eccetera. No, scusatemi, non l'etano. E soprattutto, diciamo che il sistema che loro hanno sviluppato produce in maggioranza, quindi di tutti gli atomi di carbonio che c'entrano dentro, il 57 finisce a formare una molecola specifica che è quella di acetato. L'acetato, come diceva Enrico può poi essere utilizzato appunto dagli esseri viventi, da alcuni esseri viventi come cibo, come fonte di carbonio, come fonte di energia. Loro poi, quindi, hanno sviluppato anche dei bioreattori, magari su questo poi Enrico può spiegare meglio che è più esperto di bioreattori, hanno sviluppato poi dei bioreattori diversi, testando appunto che l'acetato può essere utilizzato efficacemente per far crescere, per esempio, funghi, per esempio alghe, o può essere utilizzato anche come, oddio, magari additivo la parola sbagliata, però come, cioè da dare alle piante oltre alla fotosintesi per farle crescere di più e quindi aumentare magari la produzione delle piante. E poi da questo ovviamente si produce cibo. Diciamo che la cosa che qua bisogna tenere bene a mente è che quando si dice appunto un sistema ibrido non è proprio vero, nel senso è un sistema step, cioè un primo step puramente chimico in cui si utilizzano in realtà è un doppio elettrolizzatore, cioè c'è un primo step in cui la CO2 viene attivata a CO e poi le due molecole di CO vengono legate tra di loro, fondamentalmente, e con un secondo elettrolizzatore, che quindi utilizza ovviamente corrente, poi questo step, diciamo, completamente inorganico, completamente non biologico, produce delle cose che poi possono essere utilizzate da dei microrganismi in bioreattori per crescere. Ovviamente poi questo non è che basta, i microrganismi hanno bisogno anche di altri elementi, come per esempio l'azoto, il fosforo, lo zolfo, eccetera. Quindi Enrico, se vuoi entrare più nel dettaglio su questo. Allora, adesso mi batto sulla parte tecnologica, che è quella un po' più vicina al prodotto che sta per nascere. Allora, tutto giusto, però Alessandro non ha detto, per lasciare la sorpresa, che ci sono delle fonti speciali di CO, CO2, idrogeno, che si chiamano gas di scarico, delle raffinerie, delle produzioni di acciaio e di alcuni processi industriali ad alta intensità e soprattutto ad alta quantità. Quindi qualcuno ha avuto l'idea di fare due conti e ha detto potremmo utilizzare, già negli anni 50 questi conti sono stati fatti, i fumi delle raffinerie e delle fabbriche d'acciaio per usare quel mix di gas senza ossigeno. Se c'è ossigeno, questi batteri non crescono, per mandare questo flusso di gas al bioreattore, in cui crescono degli archea, microrganismi molto particolari che non sono batteri, ma insomma sono gli antenati dei batteri, diciamo così, sono in grado di produrre direttamente acetato. L'acetato ha un vantaggio importante, è il primo step della vita. Sotto acetato non è possibile utilizzare la fonte di carbonio, è il primo step del carbonio organico. Quindi da lì si può salire fino ad arrivare ai organismi superiori, fino ad arrivare alla nostra carne, per dire, a quello che ci mangiamo noi nel piatto. Quindi una volta fatto il primo attore, il resto è questione di assemblaggio,
con certi step di efficienza, eccetera. Però il primo step è quello che parte dall'inanimato, se volete, arriva all'animato, una terminologia un po' antiquata, che quindi parte dall'inorganico, che non è utilizzabile da noi, ma arriva all'organico. Questo è il primo step, il più difficile, quello a più alta intensità di energia. Fatto questo, il resto avanti tranquillo. I più attenti di voi avranno notato, qui c'è il simbolo del sole, e l'energia è dove casca l'asino, perché questo ha costi molto alti. L'unico modo per pretendere o di evitare questi costi o ovviamente ridurli è utilizzare l'energia rinnovabile oppure appunto gas di scarico. Quindi un utilizzo di queste due tecnologie insieme permetterà forse, tutto a vedere, di ridurre i costi della produzione di macronutrienti fino a scalare sull'intero pianeta, se possibile. Per ora siamo ancora abbastanza lontani. Questa è una slide che riassume i tre cicli fondamentali e a seconda del gas utilizzato. Si possono utilizzare metanotrofi, cioè batteri archee che sono in grado di utilizzare il metano molto ridotto, un gas molto ridotto, come fonte di carbonio in presenza di piccole quantità di ossigeno, e formano fondamentalmente biomassa. La biomassa può essere utilizzata poi come cibo per altri organismi superiori. Oppure, più interessante, i batteri acetogeni. Sono in grado di utilizzare il gas risultato dai processi industriali che contiene CO2, CO e H2, senza tracce di ossigeno. Questo è un gas molto difficile da smaltire, perché appunto è un gas tossico per molti versi, ed è uno dei principali contributori all'effetto serra. Quindi immobilizzare, catturare parte della CO2 in questo gas tramite acetogeni è una cosa buona e giusta, e si produce acetato o etanolo, a seconda di come viene settato il processo biologico. Oppure quello che fanno le piante con il Calvin-Benson cycle, hanno batteri o tramite la proteina Rubisco, che convertono la CO2 atmosferica e l'idrogeno, e anche questo atmosferico, o di certi ambienti ridotti come gli ambienti idrotermali dell'oceano profondo, in biomassa, utilizzando, queste si chiamano batteri o forme di vita idrogenotrofe, sono in grado di nutrirsi dell'idrogeno, che è un gas ridotto, non così ridotto come il CH4, quindi un po' più facile da ossidare, che però richiede degli enzimi particolari, eccetera. Tutta roba nota in biologia da una cinquantina d'anni. Quello che non si sapeva è come cercare di produrre macronutrienti da queste forme di gas di scarico. È stato studiato questo progetto dalla NASA e dall'equivalente agenzia russa e italiana per sostentare astronauti per lungo periodo, per esempio per la colonizzazione di Marte. E ci sono alcuni brevetti addirittura degli anni 60 della Calista, un'azienda, se non sbaglio, californiana, che ha fatto questo lavoro tantissimi anni fa. E questi cicli, dato, sono molto simili ai primi cicli sul nostro pianeta, quindi hanno un interesse anche archeologico, se volete, e sono simili ai cicli di cui abbiamo già discusso qualche volta questa serie, che si incontrano sugli asteroidi e possibilmente sui esopianeti, con un'atmosfera molto ricca di gas ridotti e non di ossigeno. Quindi hanno un interesse veramente a 360 gradi, o 370, come direbbe qualcun altro. Questa è un'altra possibilità in cui si mettono insieme due step. Uno step di rimozione dell'ossigeno tramite batteri eterotrofi classici, che poi passano a metanotrofi e acetogeni per la conversione del gas senza ossigeno in biomassa o acetato. E questo è un gas, e sono dei batteri speciali che sono in grado di rimuovere l'ossigeno da queste miscele gassose. Una volta fatto il primo step, si può poi pensare alla fermentazione per produrre altri nutrienti di livello di grado più alto, utilizzando tutti i metodi della biosintetica per avere specifiche proprietà nel cibo, incluso il cibo funzionale e altre cose. Questo è tutto ancora da vedere, c'è una proiezione sul futuro. Dove siamo a questo punto? Siamo a un punto abbastanza avanzato. Abbiamo due prodotti in commercio. Uno è la soleina, che viene commercializzata a Singapore, è una cosiddetta single cell protein, prodotta quindi da batteri ma altri microrganismi, non so le identità, sono coperti in parte a brevetto, e che può essere utilizzata per uso alimentare umano. È stata autorizzata dalla FDA di Singapore, che è un pochino più veloce di altre FDA per motivi, diciamo così, commerciali, e Singapore non è la prima volta che testa su scala commerciale prodotti di questo tipo. E c'è addirittura una air vodka, una vodka prodotta puramente con acqua elettrolizzata, ovviamente una produzione di super nicchia, super costosa. E, però, disclaimer, il mio ex capo a Singapore produceva single cell protein
quindi per usi alimentari di bestiame, dalla wastewater, dall'acqua di scarico. Quindi questa cosa è possibile da una decina d'anni. Quello che manca per ora è la spinta industriale e scalare il problema, il processo. Questi sono dei prodotti, Air Vodka a sinistra e la Soleina a destra. Nessuno di quelli che conosco l'ha mai assaggiata. Quando la assaggerò e la assaggeranno i miei colleghi, farò sapere se sa differente di pollo, come quasi tutto, oppure di qualcosa di più interessante. E qui torniamo e finiamo, perché andare parecchio lunghi, scusateci, sui limiti di questa tecnologia. Sono più o meno i limiti della carne coltivata. Sono la scalabilità, perché scalare 8 miliardi non è proprio un gioco da ragazzi. Si ha tutto in scala di contaminazione, di tossicità, di sicurezza alimentare, eccetera. Quanto questa tecnologia andrà veramente a diminuire le emissioni serra, facendo il bilancio di quelle che servono per mettere insieme questo enorme sistema industriale nuovo, che non abbiamo, compensando con altri approcci, che partono da materie seconde, se volete, un pochino più raffinate, come l'acqua di scarico, il feedstock dell'agricoltura, eccetera. E ovviamente il costo necessario per gli elettrizzatori, per l'energia necessaria, per la riduzione del gas atmosferico o dell'acqua a forme utilizzabili da questi processi. Qui la discussione è tutta aperta, non c'è ancora nulla sull'argomento, però lo scetticismo dovrebbe essere la nostra guida. Io ho finito, Alessandro, qualcosa aggiungi? Sì, volevo aggiungere una cosa. Anzi, anche un disclaimer aggiungo. Quando, nella slide c'è scritto parere personale, quello l'ho aggiunto io, quindi nel caso non accusate Enrico. Comunque, sì, no, allora, cioè, secondo me il vero punto di quello che c'è da capire su questo argomento, nello specifico su questo articolo, è che in realtà sono appunto più tecnologie messe in un unico processo. Quindi, in realtà poi, la cosa interessante è che una tecnologia può essere in realtà applicata per tutt'altro e viceversa. Cioè, quindi lì dipende poi dall'utilizzo che se ne fa e da cosa si scopre che abbia... Che sia migliore, eccetera. Ovviamente poi, nel senso, in questo caso è una compagnia, si saranno fatti i loro calcoli, si proveranno a buttare nel mercato con le loro cose, come gli andrà, gli auguro il meglio, ovviamente. Diciamo che la cosa secondo me interessante, specialmente sull'approccio che loro avevano proposto, infatti lo dicevano anche alla fine del paper, nella pubblicazione, è che questo genere di produzione di cibo molto controllata e che occupa relativamente poco spazio e quant'altro può essere magari molto interessante, magari più che per la produzione cioè per la sostituzione dell'agricoltura, per dire, però magari in ambienti controllati dove invece hai proprio bisogno di produrre macronutrienti in poco spazio, come può essere una missione spaziale, non so, in Antartide, dove non puoi metterti certo a coltivare barbabietole da zucchero e quant'altro. E poi sì, ovviamente c'è sempre il grande problema di come prendi l'energia, o banalmente, se tu devi costruire degli elettrolizzatori, quelli li fai un po' come vuoi, cioè, nel senso, dalla CO2, in questo caso loro hanno modificato il sistema per far sì che sia più efficiente nell'uptake del carbonio verso l'acetato, però tecnicamente tu quello puoi utilizzarlo per produrre etanolo, per esempio. L'etanolo poi lo puoi bruciare come combustibile, e quindi a quel punto... E non sei limitato dal fatto che devi dare l'acetato ai microrganismi, quindi aspettare che loro o hai infiniti bioreattori, o devi aspettare, insomma, devi aspettare il loro ritmo. Invece, se l'etanolo lo bruci in una centrale elettrica, no, in centrale elettrica no, però magari in una macchina, quello lo fai più rapidamente. Insomma, cioè, è proprio un enorme insieme di tecnologie che poi stanno iniziando adesso e vediamo dove andranno. Cioè, sono super interessanti, secondo me. Va bene. E penso che possiamo andare alla seconda news, che dovrebbe coinvolgere Giulia Zamagni, esatto, che ci racconterà i risultati di questo studio molto interessante. Vai, Giulia. Allora, innanzitutto ciao a tutti e sono contenta di partecipare alla mia seconda live con voi, quindi dai, spero di farne altre. E niente, sono anche molto contenta che una notizia di questo genere abbia raggiunto diciamo non solo gli addetti ai lavori, ma anche dei media un pochino più generalisti. E secondo me dobbiamo anche chiederci perché, nel senso che è arrivata a un certo tipo di pubblico, non tanto perché si tratta di qualcosa di così nuovissimo, quasi estemporaneo, cioè sostanzialmente i ricercatori non si sono alzati la mattina pensando di fare questo tipo di esperimento, ma la realtà è che ovviamente c'è un punto di partenza abbastanza interessante che vedremo dopo. In più,
diciamo, il fatto che sia stata così, che sia rimbalzata questa notizia su diversi media, sicuramente è dovuta anche al fatto che si tratta di un argomento molto catchy, perché chiunque abbia mai avuto a che fare con la statistica o il calcolo delle probabilità nella sua vita si sarà certamente imbattuto in esempi, esercizi che avevano proprio a che fare con il lancio di una moneta. Tant'è che il lancio della moneta insieme al lancio del dado e alle famose palline in un'urna rappresentano un po' il concetto di casualità da non so quanti anni, quindi insomma sono quelle cose che uno, quelle poche certezze della vita. E quindi insomma, stando a quello che viene riportato in questa notizia, o meglio al modo in cui viene riportata su alcuni media, sembrerebbe quasi che gran parte di questi esempi siano quasi destinati a crollare, però non è proprio così. Allora, diciamo che il punto di partenza, uno dei punti di partenza di questo studio è un modello che è denominato nello specifico DHM, che sta per Diaconis, Holmes e Montgomery, cioè le persone che hanno contribuito alla creazione di questo modello, che ha avuto origine sostanzialmente dall'analisi del processo naturale del lancio di una moneta regolare. E in sostanza, secondo questo modello, se la moneta viene lanciata con una certa forza, tenderà ad atterrare mostrando lo stesso lato da cui è stata lanciata, in particolare con una probabilità stimata del 51%. Ok, cosa significa? Significa che da un punto di vista statistico sicuramente è qualcosa che può sembrarci impattante, ma diciamo che la spiegazione non è tanto statistica ma fisica, nel senso che questo bias dello stesso lato dipende dalla cosiddetta precessione, cioè quel meccanismo per cui la faccia rivolta verso l'alto resta più tempo in aria e quindi avrà una maggiore probabilità di cadere da quello stesso lato. L'obiettivo di questo nuovo studio è quello di andare a fornire proprio una dimostrazione empirica di questo same side bias. Quindi cosa hanno fatto? Hanno reclutato 48 colleghi dell'autore, i quali hanno lanciato 46 diversi tipi di monete, ottenendo un totale di, me lo sono segnata, 350.757 lanci. E il risultato ottenuto nella fase, diciamo, proprio preliminare dello studio si è avvicinato moltissimo a quanto teorizzato e a quanto stimato con il modello DHM, e in particolare la probabilità di ottenere lo stesso lato della moneta si è rivelata pari al 50.8%, con un intervallo di confidenza al 95% che va da 50.6 e 50.9, quindi siamo lì. Però è successo che in corso d'opera, durante la fase di analisi, effettivamente i ricercatori si sono resi conto che il bias dello stesso lato potesse in qualche modo essere soggetto a una certa variabilità, una certa eterogeneità presente tra gli individui reclutati a lanciare la moneta. Quindi hanno deciso di fare uno step ulteriore e di utilizzare un modello che fosse sostanzialmente in grado di tenere conto anche di questo aspetto e anche di un altro bias potenziale, cioè quello tra testa e croce. Non soltanto quindi la variabilità tra individui, ma anche la possibilità di un'altra eventuale distorsione. Nello specifico, quindi cosa hanno fatto? Hanno utilizzato quello che si chiama tecnicamente modello gerarchico bayesiano, cioè si tratta di un modello che viene costruito su più livelli e che si basa sul concetto di andare ad aggiornare la probabilità della nostra ipotesi, detta proprio in parole povere, man mano che otteniamo più evidenza. E anche con questo modello la probabilità stimata di ottenere lo stesso lato è risultata del 50.98%, quindi si è avvicinata ancora di più alla probabilità che era stata stimata con il primo modello nel 2007. Ora, questo modello appunto ha dimostrato
una certa variabilità, un'eterogeneità di questo bias dello stesso lato tra gli individui, nel senso che in alcuni partecipanti era assolutamente assente, in altri era di entità veramente minima, mentre per altri appunto era presente secondo dei diversi livelli. Mentre per quanto riguarda il bias stesso croce non è stata ottenuta alcuna evidenza in suo favore. Possiamo però dire che effettivamente questo studio è stato, se non altro, utile perché ha dimostrato una certa consistenza, una certa coerenza con i risultati ottenuti dal modello precedente del 2007. L'unico aspetto che potremmo un po' porre in discussione, cioè che potremmo forse annoverare tra i limiti di questo studio, è che i partecipanti invitati a lanciare la moneta erano, se non erano tutti colleghi dell'autore, comunque persone legate a un certo tipo di contesto e quindi a conoscenza dell'esistenza di questo same-side bias, per cui ecco, non è proprio uno studio condotto in cieco e forse la conoscenza a priori dell'esistenza di un certo tipo di meccanismo potrebbe anche inconsciamente influenzare il lancio della moneta, però ecco, ovviamente è una piccola sfumatura da esplorare eventualmente o comunque da elencare tra i limiti. E se non sbaglio questo articolo dovrebbe essere un preprint, se non erro, o comunque è stato... Esatto. Sì, quindi sì, anche... è un preprint. E quindi anche questo è un altro aspetto da considerare, nel senso che non è stato sottoposto al processo di revisione, per cui sarà da vedere anche in futuro quale sarà la versione finale pubblicata, ecco, dopo le opportune revisioni. Io quello che mi sento di dire come statistico, allora, nella pratica probabilmente questo è un risultato che non influenzerà così tanto le nostre vite e le nostre certezze di statistici, però ecco, è interessante vedere anche l'intersezione tra un risultato che in questo caso attribuirei più a qualcosa di fisico che a qualcosa di strettamente statistico, cioè qualcosa che succede per motivi strettamente fisici, quindi questo mi è sembrato sicuramente particolarmente interessante. Poi a livello di impatto nella pratica, ecco, è tutto da vedere. Se non sbaglio, si dice da parecchi anni che il gioco più equo tra questi giochi da semplici è carta, sassa, forbici. Quindi teste e croce sul campo di calcio sono teste e croce per il campo palla, ma negli ambienti accademici usa da sempre per risolvere la authorship, come nel caso famoso di qualche anno fa, o per risolvere cose spinose tipo chi dorme sopra e chi dorme sotto, si usa carta sassa forbici su 3 round, che è la cosa più semplice, quindi esatto. Ho fatto di confermare questo tipo di bias. Io ho due domande, Giulia, su questo, proprio molto rapide. Uno, allora, erano 48 colleghi, hai detto, dell'autore? Esatto, sì. Quante volte l'hanno lanciata la moneta? Nel senso, ho capito i lanci totali, ma ognuno di loro quante volte l'ha lanciata? Allora, oddio, non mi ricordo, dovrei andare a prendere Non ti preoccupare, no, è giusto una cosa di dire, perché stavo pensando... Sì, io sono rimasto impressionato, ho detto, quelli lì hanno riportato qualche danno al pollice, non sì, esatto, perché... Ho pensato... Credo... Perché se ho fatto, sono credo quasi attorno a... 7.290. Quasi un migliaio? Sono 350.000 lanci, no? Sono sì, esatto. Dividi per 48 sono 7.291. Ah, vabbè, ero 350.000, quindi sono... Madonna. La seconda domanda è che, scusami, non so se ho capito bene, ma praticamente l'ipotesi sarebbe che la posizione iniziale della moneta influenza il... Esatto. Ok. Perché è interessante questo, perché quello che stavo facendo l'avvocato del diavolo, stavo pensando, ok, però la posizione iniziale della moneta forse... non è un parametro statistico ma un parametro fisico, nel senso c'è qualche cosa che agisce a livello fisico sulla moneta per cui esatto. Tende a cadere dalla stessa, allora a quel punto però là si apre un vaso di Pandora gigantesco, perché a quel punto è chiaro, a quel punto l'unico modo per avere un sistema perfettamente come posso dire sterile sarebbe statisticamente valido, sarebbe quello di fare un di produrre un programma che immagino fra l'altro già esista, perché figurati, hanno fatto programmi su tutti, fai un'app su Python che ti simuli ma anche 1 miliardo di lanci di moneta e vedi che cosa esce fuori, perché non lo so, non so se tu sei d'accordo con questa obiezione, cioè io
da quando ho sentito questa cosa mi frullava in testa questo problema. Sì, esatto, poi appunto ovviamente è qualcosa che vale se tu cioè, nella pratica, nella quotidianità di una persona è un risultato che vale appunto se tu riesci, cioè, conosci la posizione iniziale. Poi se vuoi, cioè, da un punto di vista di puramente concettuale, ecco, secondo me non è un risultato che influenza così tanto il modo in cui noi concepiamo il lancio di una moneta, cioè per me sarà fondamentalmente sempre casuale, anche perché appunto la variazione è veramente minima, parliamo 51% versus 49%, per cui alla fine nella pratica, ecco, l'applicazione è abbastanza limitata. Non mi affiderei a questo per giocare a poker. Ecco, se stai facendo una scommessa, ecco, è esatto. Diverso. Esattamente. Infatti aggiungo una cosa, mi pare che proprio verso la fine di quel preprint facevano un esempio su quanto effettivamente potesse essere sfruttato questo fatto del bias per poter vincere scommesse, e effettivamente mostravano che in media uno potrebbe farci più soldi rispetto al trucco, diciamo, quello di contare le carte in un blackjack con sei mazzi nei casino. Quindi in realtà il vantaggio è abbastanza significativo da un punto di vista del gioco d'azzardo. Poi vabbè, in pratica sì, come dicevate voi già, non... cioè nel senso, il fatto è che le monete comunque rimangono a livello pedagogico e concettuale l'oggetto, diciamo, principale per pensare a un fenomeno casuale, che però appunto in realtà casuale non è, ma questo si sapeva già semplicemente per il fatto che le monete obbediscono alle leggi della meccanica, e quindi per forza di cose il loro risultato non è casuale, è deterministico, perché segue queste leggi qui. E dal punto di vista del programma che dicevi tu, Giulio, sì, in realtà su quello avevo fatto anche una puntata un po' di tempo fa con Paolo Bizzarri in Enigma, dove avevamo esplorato un pochino tutte le possibili sorgenti da sfruttare per poter fare simulazioni casuali o comunque generazioni di numeri casuali applicate sia alla crittografia sia alla sperimentazione scientifica in generale. Sì, decisamente sono molto più robuste quelle, ecco, rispetto ad affidarsi ad una moneta. E dico un'ultima cosa, il fatto che questo articolo l'avevo mi era finito nel mio feed news, e mi aveva divertito parecchio, perché in pratica questo modello, quello iniziale che Giulia menzionava, di Diaconis, Holmes e Montgomery, è appunto il primo autore, Percy Diaconis, che è questo statistico matematico di Stanford, che però ha una storia curiosa, perché lui in realtà è un mago, o almeno inizialmente era un mago. A 14 anni aveva deciso di lasciare la scuola per seguire tipo un prestigiatore canadese molto famoso, ed è diventato un mago, un prestigiatore dannatamente bravo, di quelli che proprio sono capaci di tirare la moneta e loro sanno come tirarla per farla atterrare come vogliono, sostanzialmente. E lui poi dopo alla fine si è appassionato a questi problemi da un punto di vista matematico, tra le carte, le monete, eccetera, eccetera, che alla fine ha detto no, queste cose poi le voglio studiare proprio in modo sistematico, e quindi alla fine all'età di, mi ricordo, 23-24 anni, si è imbarcato a farsi un PhD in matematica ed è diventato uno statistico matematico di peso, cioè ha tirato fuori dei risultati della Madonna comunque. Quindi diciamo che ecco appunto il modello di per sé comes as no surprise guardando chi è quello che l'aveva ideato inizialmente. Fantastico. Tra l'altro, vedete che Alessandro se n'è andato perché ho fatto una battuta orribile in chat, e quindi Alessandro vorrà pensare di togliersi e andarsene. Ho fatto una frattura che non ripeteremo, dovrete morire dalla curiosità per quando vedete la live, perché è veramente oscena. Però sono quelle fratture oscene, a me fanno molto ridere, perché fanno talmente schifo che fanno ridere per quanto fanno schifo. Come potete vedere anche. Passo la parola. Non è mai troppo tardi per seguire i vostri sogni, ragazzi. Imbarcate su un cargo battendo in bandiera liberiana e diventate statistici, si può fare. Esatto, esattamente. Beh, ragazzi, io ho imparato più cose di statistica in questi ultimi 3 mesi, a 41 anni suonati, che letteralmente negli ultimi 20 anni di studio, non sto scherzando, quindi Giulia sarebbe orgogliosa di me. Prossima notizia, mi sa che devo ripassare la parola a Enrico, o sbaglio?
Dunque, la passi al volo a me, ma la passo immediatamente a Noemi. Noemi, questo okay. è un articolo che mi introduco rapidamente. Il titolo è di quelli che suscitano speranze e quindi dobbiamo trattarlo un pochino con attenzione. Una delle nuove possibilità di cura del cancro. Però la cosa che ci ha spinto a scegliere questo articolo è la sua complessità tecnica, il suo livello di verifica, che è già molto alto per un singolo articolo che copre forse una decina d'anni di lavoro, non saprei quanto dire altrimenti, e la strategia particolarmente interessante si basa su due cose già esistenti che hanno combinato in maniera molto creativa e molto, molto, molto produttiva. Si divide in due parti. La prima parte ha a che fare con il meccanismo di una certe cellule che si usano contro i tumori solidi, la seconda parte è la parte batterica che viene in aiuto a queste cellule. Quindi la prima parte la descrivo adesso Noemi, la seconda parte la descrivo io e poi cerchiamo di dare le conclusioni. Prego Noemi. Grazie. Se mi vuoi condividere le slide, buonasera a tutti, buongiorno, buonanotte, ogni volta non so cosa dire. Dunque, questo è un articolo che mi è piaciuto tantissimo, anche perché affronta appunto l'argomento delle CAR-T. La CAR-T therapist cos'è? Vi faccio solo un accenno perché veramente l'argomento è complesso e veramente innovativo. Le CAR-T sono terapie a base di cellule T che esprimono il recettore chimerico per l'antigene. Qual è l'innovatività di questa terapia? Che non è come le altre terapie che magari sono in commercio, che sono studi in cui si studia un principio attivo e si inocula quello, si somministra quello e si fanno i vari studi di sicurezza e quant'altro. Queste sono delle terapie geniche in cui vi sono delle fasi particolari come potete vedere nella slide, in cui vi è inizialmente un prelievo delle cellule T dal paziente, quindi tramite la leucaferesi, che è una trasfusione in cui si preleva dal sangue solo quel tipo di cellule. Queste cellule poi vengono inviate a un centro di ingegnerizzazione della terapia genica. In Europa noi li mandavamo, il centro era in Germania, se non mi ricordo, ma ce ne sono pochi centri di ingegnerizzazione in Europa. Queste cellule vengono ingegnerizzate in modo tale che esprimano questo recettore chimerico che riconosce il tumore di quel paziente, quindi vengono trattate le cellule del paziente per agire contro il tumore specifico del paziente. È veramente innovativo, genetico e personalizzato. Poi queste cellule vengono moltiplicate e poi vengono reinfuse nel paziente dopo un pretrattamento, perché è come se al paziente si fanno delle terapie linfodepletive, cioè si fa spazio, io faccio un esempio estremo, si fa spazio per infondere questa terapia questa terapia genica, che io l'ho visto, ho ricevuto, sono delle sacche congelate, tutto molto veramente impressionante vedere a che livello è arrivata l'innovatività. E in Italia l'EMA e l'AIFA in Italia hanno provato questa terapia per i tumori liquidi. Attualmente per tumori liquidi, i tumori del sangue, tipo la leucemia linfoblastica acuta o il linfoma diffuso a grandi cellule B, quindi in ambito ematologico. Quello che si studia in questo articolo è che, secondo me, comunque anche ci sono altri studi attualmente in atto di cellule sulle CAR-T, e non solo sulle tumori liquidi, ma anche sui tumori solidi. Perché vi faccio un esempio estremo per chi non è addetto al lavoro, comunque per chi ci sta ascoltando. Un tumore liquido, facciamo esempio che un tumore liquido sia un bicchiere d'acqua, mentre un tumore solido sia un masso. Far penetrare una soluzione in un bicchiere d'acqua rispetto ad un masso è estremamente più difficile rispetto a un masso, la penetrazione, l'infiltrazione di una terapia. Poi, questo è un esempio estremo, ripeto, anche perché i tumori solidi sono bassamente vascolarizzati, è difficile che comunque si riesca a,
a infondere una terapia che abbia un successo rispetto a quello dei tumori liquidi, ma proprio anche per una questione fisica. Ne avevamo parlato anche in un'altra puntata di STEM News sull'ipossia dei tumori solidi, comunque su vari altri argomenti. E quindi l'ampliamento dell'attività delle CAR T o dell'utilizzo delle CAR T ai tumori solidi, secondo me è veramente una porta che si sta sfondando sull'ambito onco-ematologico, anche perché l'accesso a queste terapie non è per tutti i pazienti, nel senso questa è una terza linea di terapia, nel senso che i pazienti per accedere a questa terapia devono prima aver fatto la prima linea, la seconda e non aver avuto successo. Si spera che quando ci sono questi tumori magari si riesca a prenderli in tempo e a rispondere già alle prime linee. Quindi più si va avanti e più è delicato il trattamento. Anche perché comunque le CAR T, come potete vedere, cioè questo è uno specchietto che ho preso da AIFA che sembra veramente facile, ma ha dietro tutto un processo di autorizzazione, di raccolta dati del paziente. Il paziente deve essere sottoposto alla chemioterapia prima, poi dopo quando deve arrivare alla linfodepletiva per la somministrazione. Quindi veramente è una terapia che secondo me riscuote un buon successo in molti pazienti, ha dato molto successo, soprattutto perché ad esempio in Italia sono autorizzati due farmaci, sono il Kymriah e lo Yescarta, che si chiamano così, ma il principio attivo ha un nome che è impronunciabile, non riesco nemmeno io a dirlo. Però ci tengo a dire che effettivamente questo è un processo che dallo specchietto può sembrare semplice, ma che coinvolge tantissimi operatori sanitari, tantissime strutture di ingegnerizzazione. Io spero un giorno che si possa avere un centro di ingegnerizzazione di questo tipo in Italia, perché devi mandarlo all'estero, devi aspettare che lo ingegnerizzano, cioè almeno 21 giorni. E quindi in questo articolo, come ora vi spiegherà meglio Enrico, vi è la combinazione delle CAR T, appunto questa terapia genica, con le pro CAR T, che è un ampliamento anche alla microbiologia che io trovo molto, secondo me, molto potenziante, cioè secondo me potrebbe avere successo soprattutto per i tumori solidi. Io vi ho dato degli input perché veramente sulle CAR T ho cercato di essere il più impattante e precisa e semplice possibile, perché l'argomento è veramente complicato, soprattutto perché io l'ho visto dalla parte del farmaco, perché quando arrivavano le CAR T dovevi andarle a prendere, firmare, controfirmare, arrivano in queste come posso dire, in questi boiler con l'azoto liquido che tu le apri, tutto sembra fantascientifico, ma io veramente le ho viste, sono delle sacche congelate che mi hanno fatto sentire proprio come se l'innovazione fosse a portata di mano. Quindi vedere questo studio per me, è come vi spiegherà pure ora Enrico, secondo me è molto potenziante e apre veramente un panel di trattamenti personalizzati e innovativi che, solo un'ultima cosa voglio dire, possono avere degli effetti collaterali, come tutte le terapie, però più si trattano i pazienti e meglio possiamo capire la risposta e come rispondono i pazienti alle terapie geniche. Enrico, non so se avete domande, spero di essere stata chiara, ti passo la parola per la parte microbiologica che per me è un po' ostica. Allora, è stata chiarissima, e la parte di chi ci lavora veramente. Io sono un ricercatore, quindi lo tocco in maniera tangenziale, come spiegherò, ma tu ci lavori dentro, quindi hai un punto di vista molto più onesto e molto più, cioè ci fa sentire veramente dentro la cosa. E disclaimer, uno di questi progetti simili lo stavo per cominciare qui in Cina, purtroppo lo studente assegnato non ha passato l'esame di inglese, quindi riprimo il commentaccio e vado avanti. E che cosa si può fare con i batteri? I batteri hanno, quando si parla di tumore, hanno una caratteristica importante. Riconosco il tumore a naso, perché il tumore è ipossico, come ha detto prima Noemi, perché è più denso, meno vascolarizzato, quindi tende a consumare molto elementi nutrienti che non vengono riportati dal sistema vascolare. Pertanto il tumore è più denso e senza ossigeno, che è una manna per i batteri, perché i batteri crescono in particolare dove non c'è ossigeno, perché nessun'altra forma di vita riesce a crescere, perché le cellule umane muoiono lì. Quindi sono molto selettivi. E per di più crescono
e quella è proprio la cosa di cui mi occupo io, crescono come biofilm, cioè crescono come strato che aderisce al tumore, formando per alcuni un modo per ammazzare il tumore, per altri un modo per riconoscere il tumore, segnalarlo alle cellule CAR T, che andranno poi a farlo fuori. Quindi questo match, questo accoppiamento era veramente scritto nelle cose. Nella prima riga di questa slide potete vedere come sono utilizzate al momento le cellule CAR T. Sono utilizzate per riconoscere tumori maligni, in maniera, si dice, se non sbaglio, in maniera gnostica, cioè bisogna programmare queste cellule con gli specifici antigeni del paziente, del tumore corrispondente. Quindi è un processo personalizzato, molto preciso, ma personalizzato richiede del tempo. Si vuole passare a un trattamento agnostico, in cui le cellule sono messe nel paziente senza essere state programmate in maniera così specifica, ma soltanto pronte a riconoscere qualcosa che vedremo in un attimo. Quali sono i rischi principali, da punti di vista almeno di quello che poco so io, ho letto sull'articolo e poche altre cose? Una bassa specificità, non tutti i tumori hanno questi antigeni specifici, perché comunque i tumori non sono un'unica cellula, ma sono cellule molto differenziate. C'è la possibilità di avere le cellule cosiddette tumor stem cells, sono delle cellule veramente infami, che sono in grado di riprodursi più lentamente, con grandi difese, e quindi sono in grado di evadere questi trattamenti con le cellule CAR e dopo qualche anno riprodursi e fare quello che si chiama un relapse, cioè una recidiva, scusatemi. E tra l'altro c'è un nostro studente che lavora sulle cancer stem cells, una cosa interessantissima, vabbè, un'altra volta. E inoltre va ricordato che le cellule eucariotiche, quelle nostre umane, sono molto efficienti a modificare in maniera genetica. Per questo sono tanto tre centri in tutta Europa, perché sono un lavoro molto più complesso, con tempi più lunghi, eccetera. Per converso, le cellule batteriche sono molto più veloci a crescere, sono più facili da modificare e sono per di più, e in alcuni casi sicure. Tutti noi abbiamo lo yogurt, adesso qui non ce l'ho, ma fino a poco fa c'era uno yogurt qua sopra. Sono cellule batteriche sicure, testate da alcune migliaia di anni. Quindi si può partire da quella base che non produce esotossine, non produce endotossine, sono sono tollerabili in limiti molto alti. Provate a intossicarvi con lo yogurt, prendendo un barile, e forse morite prima o qualche altro effetto. Quindi sono ottimi punti di partenza per fare un sistema di riconoscimento che vada a essere accoppiato alle cellule CAR T. Tra l'altro le batterie del tutto lo yogurt, detti probiotici, sono già di loro anaerobici, anzi sono strict anaerobes, sono molto adatti a prosperare in condizioni di mancanza di ossigeno, che sono appunto le condizioni che si incontrano nei tumori solidi e che non si incontrano nel tessuto normale, che tende ad essere appunto aerobico e vascolarizzato. Quindi è possibile programmare o aggiustare la programmazione di questi batteri per farli riconoscere il tumore, ad esempio dandogli dei bersagli da riconoscere, che vengono riconosciuti sul tumore stesso. I batteri però non hanno un'attività specifica antitumorale, o perlomeno non hanno molto minore. In realtà le cellule T, le cellule immuni, sono molto più preparate a fare questo, quindi da soli i batteri non funzionano, ma in combinazione con le cellule immuni sì. I vantaggi sono appunto bassa tossicità e alta specificità. Questo è un riassunto grafico di un lavoro enorme, quindi ve lo presento così com'è e quel poco si capisce, quel poco posso spiegarvi. Il resto sono dettagli tecnici molto complessi a cui tra l'altro non ho grandissimo accesso. Fondamentalmente i batteri vengono mandati prima delle cellule CAR T a sniffare, a colonizzare il paziente. Non colonizzano i tessuti circostanti, attaccano soltanto il tumore, ma senza ucciderlo, attaccano nel senso che provocano, formano uno strato intorno al tumore. Tra l'altro possono essere ingegnerizzati i batteri in modo che al raggiungimento di una certa concentrazione, che quindi è superiore al rumore di fondo, molto alta, iniziano a rilasciare per un meccanismo detto di quorum sensing, cioè sentono i loro simili intorno, rilasciano dei bersagli per le cellule CAR T. È come una paintball che va a pitturare soltanto la parte su cui le cellule CAR T andranno a lavorare. O, se necessario, possono essere ingegnerizzate per lasciare anche delle chemochine che provocano delle infiammazioni locali, che sono degli attrattori per le cellule CAR T. Quindi la combinazione delle due cose, un bersaglio, come appunto un bersaglio pitturato sulla testa di qualcuno, scusatemi, la chemochina, provoca una doppia reazione, infiammazione e riconoscimento, che amplifica di molto l'effetto delle CAR T, che vengono immediatamente mandate al bersaglio e prendono il tumore. Quindi un tumore che colonizzare questi prebiotici viene conosciuto, viene eliminato o elimina in maniera molto rapida. Questo studio
sì, quindi quelle cellule probiotiche emettono, diciamo così, secernono questa molecola che venne poi riconosciuta dal cellule T. E questa molecola è prodotta in grandi quantità, perché i batteri sono molti, quindi forma un cono di gradiente, un cono di concentrazione, scusatemi, e le cellule T sono in grado di viaggiare contro il gradiente andando alla fonte del gradiente stesso. Questo è il modo, la chemotassi classica delle cellule, che vale sia per le cellule umane che per le cellule batteriche. Tutto molto interessante. Per arrivare a questo risultato, però, i ricercatori hanno dovuto trovare prima delle linee cellulari, poi cellule e poi modelli di topo, modelli murini con diversi tipi di cellule cancerogene, sottocutanei, profondi, e hanno dovuto inventare delle metodologie per verificare la salute di questi topi a seguito dell'applicazione di queste ProCAR, quindi cellule procariotiche, probiotiche, e cellule CAR-T. Hanno dovuto fare una serie di controlli spaventosa per vedere la tossicità, la specificità. Il risultato del trattamento di cui noi parlavamo prima, della lymphodepletion, per cui si può stabilizzare senza lymphodepletion, che è una cosa da sola incredibile. Il tempo necessario, l'applicazione delle cellule prima dell'applicazione delle CAR-T, eccetera, eccetera, eccetera. Sono 30 pagine di dettagli che vi lascio allo studio. E nota a margine dal punto di vista ingegneristico quale sono. L'utilizzo combinato di due tecnologie, batterica e umana, aggiunge un grado di libertà alla terapia, quindi permette una maggiore regolazione fine e probabilmente aumenta la complessità, ma aumenta anche il grado di successo, perché la rende più flessibile. I batteri sono più facili da modificare, crescono in fretta. 72 ore dopo la crescita dopo l'inoculo dei batteri, cresce molto alte, per esempio uno yogurt, e il paziente è prodotto per essere infuso con le cellule CAR-T precedentemente modificate. In certi casi, scusate, non modificate, le cellule CAR-T con una minima modifica. Questo è il vantaggio. Cioè non sono state modificate per riconoscere il tumore, ma per riconoscere i batteri, che è molto più facile, che il bersaglio è più vasto, più semplice. Ci sono molti effetti molto bassi di tossicità, molto sono probiotici. L'infiammazione prodotta dai batteri in altre concentrazioni contribuisce al riconoscimento delle cellule T, quindi aumenta l'efficacia del trattamento, e questo trattamento è alternativo ad altre strategie per aumentare l'efficienza delle CAR-T, come le nanoparticelle, i virus oncolitici, iniezioni intratumorali, al vantaggio che i batteri si autoriproducono. Quindi in pratica non è necessario applicare alte dosi di nanoparticelle o di virus inattivati al paziente, ma soltanto probiotici. Lo yogurt una volta dentro continua a riprodursi, ed è un vantaggio molto importante. E soprattutto non colonizzano organi sani per il flusso dell'epossia, quindi soltanto il tumore viene circondato da questi batteri. Sembra un silver bullet, ovviamente vale solo sui tumori solidi, non vale sui tumori locali, su tumori liquidi, perché i tumori liquidi sono più vascolari, sono più ricchi di ossigeno, scusatemi. E pare esserci un effetto su più tumori, non soltanto un tumore specifico, perché è dovuto all'effetto di infiammazione che richiama più cellule T del normale. Quindi è una cosa da controllare nei prossimi anni. Sono già in fase preclinica, e quindi dobbiamo entrare in fase 2, se non sbaglio, Noemi, abbastanza presto. 1, scusami, detto una cavolata. Sì, la fase 1 c'è, che poi lo testano sull'uomo, perché per ora ancora in fase animale, no? Ancora in fase preclinica, detto. Sì, uno dei problemi è che purtroppo non è possibile trovare tutte le informazioni sulla parte con i modelli murini, perché certi meccanismi del cancro non sono riproducibili su topi, fondamentalmente, quindi bisogna andare su pazienti umani. Come dici te, noi sono pazienti che hanno già fallito la prima e la seconda linea, quindi si tratta di pazienti con numeri molto bassi, e reclutare i pazienti in questo studio sarà una cosa lunga e costosa, quindi non ci vorranno un anno, ma forse 5-10 anni. Però è una delle terapie che promette, e questo articolo ha fatto rumore perché sembra basato su prove solide di lunga durata, quindi insomma guarderemo nei prossimi anni come andranno le cose. E questo è quanto per ora.
A qualcuno aggiungere? Qualcosa da aggiungere? Noemi, altri dei punti che ho dimenticato o che ho sbagliato? No, non hai sbagliato niente. L'unica cosa che volevo dire, appunto, se questa è una terapia, un'immunoterapia genica, quindi nel momento in cui viene stimolato il sistema immunitario tramite le cellule T, anche tramite i batteri, come dici tu, perché vanno, crescono meglio nel tumore solido, epossia e quant'altro, quello che hai detto, quindi viene stimolato un sistema immunitario in pazienti che hanno un sistema immunitario deficitato. E quindi già il quadro è questo del paziente, non è un paziente sano, è un paziente che ha già subito vari trattamenti, e quindi cercare di ottimizzare la terapia, ottimizzare la, proprio il tempo dell'infusione, di tutti gli effetti collaterali che possono, che si può evocare da una terapia, e migliorare la risposta, autorisposta del sistema immunitario del paziente stesso. Perché se tu hai una leucemia, sei tu stesso che ti produce il tumore. Se tu hai il tumore, anche un tumore solido, il tuo sistema immunitario non riesce totalmente a rispondere. E quindi è questo il senso, come dicevi tu, dell'unione delle due terapie. Solo questo. Grazie. Bene. Grazie. E a questo punto possiamo andare verso la quarta notizia, iniziamo un po' a alleggerire, passiamo verso la conclusione e parliamo del giovane Julian Amato. Giulio? Sì, dunque c'è questa notizia, oggi facciamo un po' di politica qua su Liberi Oltre STEM, aspettate che sto facendo un casino con la regia, ciao! sì, allora, abbiamo pensato di parlarne, in realtà poi su alcuni tecnicismi vorrei, diciamo, rimbalzarlo un attimo a Luca anche, però dal punto di vista pratico, cioè, diciamo, la notizia consiste in questo: avrete sentito, c'è questa fantomatica commissione AI del governo Meloni sul, diciamo, che sarebbe incaricata di sorvegliare, di legiferare, di controllare quello che si fa in tema di intelligenza artificiale. Allora, un po' più specifico. Dunque, uno, questa commissione è una commissione editoriale, da quanto ho capito, nel senso che si occuperebbe di Giuliano Amato e chiunque lavori sotto di lui si occuperebbero di valutare e di potenzialmente proporre leggi per limitare i side effect, le problematiche dell'intelligenza artificiale nel mercato dell'editoria. Ok? Ora, altro punto è interessante perché pare che ci sia stata una polemica all'interno della maggioranza. La maggioranza è un periodo per capirci che, indipendentemente da come uno la pensi politicamente, ne sta facendo una al giorno, nel senso che stanno veramente immersi nei casini fino alle ginocchia, perché fondamentalmente la narrativa sovranista sta cedendo alla realtà dei fatti, stanno facendo una riforma delle pensioni che è più forneriana della legge Fornero, hanno avuto un sacco di problemi dal punto di vista comunicativo, ricorderete la maxi gaffa di Meloni con questo presunto presidente dell'Unione Africana che in realtà era un troll russo, eccetera. Quindi diciamo, non è un momento particolarmente positivo per la maggioranza, e questa nomina è stata apparentemente è stata problematica. Perché? Perché la Meloni non ne sapeva nulla. Cosa che non mi stupisce, visto e considerato che comunque Giuliano Amato, per chi avesse vissuto su Marte negli ultimi 50 anni, Giuliano Amato è stato varie volte, due o tre volte, presidente del Consiglio, sicuramente una volta se non due. È stato presidente del Consiglio nel 92, è stato di nuovo presidente del Consiglio sotto una maggioranza di centrosinistra a fine anni 90, se non sbaglio, se Prodi D'Alema Amato è stato, se non sbaglio, politico di grandissima esperienza, costituzionalista, professore chiamato dottor Sottile negli anni della Prima Repubblica, è sicuramente un personaggio. Tutti ne hanno detto peste e corna in questa sede, allora io devo dire, non è uno dei peggiori politici che abbiamo mai avuto, è sicuramente un personaggio molto intelligente, ha navigato due repubbliche appunto rimanendo in sella, è una persona di cultura nel suo ambito, ed è una persona che fra l'altro si è trovata ad operare delle scelte difficilissime quando servivano da un punto di vista politico, soprattutto nel 92, quindi il mio threshold per rispettare i politici italiani è molto basso, ma un po' di rispetto a Giuliano Amato lo si deve. Detto questo, poi altro disclaimer: se è una commissione che si occupa di editoria, non vedo, e Giuliano Amato avrebbe una funzione da presidente di commissione, quindi di coordinamento,
non vedo particolari danni al fatto che Giuliano la preseda di per sé. Il problema vero è sempre lo stesso, ovvero sia, beh, due problemi. Uno, anzi tre, scusatemi. Il primo problema è che non c'è nulla di male al fatto che uno di 85 anni presenta una commissione del genere, tanto ci sono i tecnici che lo fanno per lui, sì, ma a questo punto, seguendo la stessa logica, non si vede perché a questo punto non metterci un tecnico direttamente. Uno magari che di intelligenza artificiale se ne sia occupato in anni recenti. Anche perché quello che è successo, come vi confermerà Luca adesso in un momento, quello che è successo negli anni recenti è che c'è stata un'esplosione di queste tecnologie, su cui gli stessi addetti ai lavori hanno tante... c'è molto ancora da capire su tante cose, ecco. Il secondo problema relativo a questa nomina risiede nel fatto che è direttamente concatenato al primo, che gli strumenti dei social, dell'editoria e dell'intelligenza artificiale che sono disponibili in questo momento sono oceanici, e per qualcuno che è nato 85 anni fa penso sia veramente complicato approcciarsi a tutte le problematiche. L'intelligenza artificiale, se avete seguito le rubriche di Luca, di Paolo e del chat AI, è una roba che si muove su un linguaggio diverso, cioè i primi 3-4 mesi di quando uno si approccia all'intelligenza artificiale le passa solo a capire come si parla intelligenza artificiale, perché la terminologia utilizzata quando si parla di algoritmi, di convolutional neural network, support vector machines, eccetera eccetera eccetera, è una roba diversa per chiunque si occupi di qualsiasi materia, diciamo, di stampo STEM, anche vagamente attinente alla statistica. Il terzo problema è il più importante, questo ce l'abbiamo a livello europeo, dopo questo mi taccio, Luca, e ti lascio la parola. Il terzo problema ed è più importante, ed è non solo italiano ma europeo, è il fatto che io ho la nettissima sensazione, so di generalizzare da questo punto di vista ma non mi importa, che l'Europa sia un continente che si sta avvitando su se stesso, che è spontaneamente avverso all'innovazione e che approccia l'innovazione sempre in modo difensivo e non aggressivo. Ora, io non dico che l'intelligenza artificiale non vada regolata. Per esempio, il problema, che è uno dei problemi della commissione, di questa commissione, cioè, di cui si dovrebbe occupare questa commissione, il problema degli scam, delle fake news e dei deep fake, che è cominciato fra l'altro interessante con la pornografia, ma si sta estendendo a roba tipo comunicazione politica, editoriale e quant'altro, è un problema vero, tanto per citarvene uno. Detto ciò, io vedo una tendenza generale in Europa a, ogni volta che si profila all'orizzonte qualcosa di innovativo, a legiferare per limitarlo e a muoversi in una direzione di attenzione, chissà che cavolo succede adesso a causa di questo tool, e non per esempio favorirne l'utilizzo per accelerare lo sviluppo tecnologico del continente. Ecco, in Unione Europea abbiamo la commissione AI presieduta da tal Brando Benifei, che per carità è una brava persona, però è uno la cui carriera è stata fare carriera politica nelle file del PD e nelle giovanili del PD. E come si fa a pensare che una persona del genere abbia un minimo grasp di quello che sta succedendo a Silicon Valley, di quello che sta succedendo con entità come OpenAI, Grok, che adesso è stata lanciata di Elon Musk, poi ci sono 10.000 altre, Meta, che ha per esempio i suoi linguaggi di programmazione, scusate, i suoi codes di intelligenza artificiale sono stellari e ne pubblicherà altri in futuro, eccetera eccetera eccetera, adesso questo lo dice ne parlerà Luca. Ecco, come si può pensare che una persona del genere dia la giusta direzione a questo tipo di sviluppo? Per me è un mistero, è una roba che io non condivido, onestamente non ne condivido l'impostazione, l'approccio, ripeto, difensivo e politico, troppo politico, secondo me eccessivamente politico. Con questo mi taccio, Luca, vai. Grazie Giulio. Sì, beh, io in realtà appunto non ho moltissimo da aggiungere da un punto di vista tecnico, e sono d'accordo con praticamente tutto quello che ha già detto Giulio. In particolare riguardo a questa specifica storia, sì, il famoso comitato Commissione Algoritmi, come è stata raccontata nei giornali,
in realtà una commissione da uno scopo molto molto specifico, da quello che ho capito, appunto quello di vedere l'impatto delle tecnologie di intelligenza artificiale sul mondo dell'editoria, sulla produzione di fake news, eccetera. E per come è stata raccontata nei giornali italiani sembrava una cosa tipo che fosse molto più ad ampio spettro, che uno diceva ok, effettivamente ti viene un po' il dubbio che avere un presidente come Giuliano Amato per una commissione del genere è una cosa un po' strana e non molto centrata come a livello di competenze. Tant'è che alcuni articoli che avevo rivisto adesso, che erano usciti verso fine ottobre, tipo su Wired eccetera, facevano il paragone tra questa commissione che era appena stata istituita in Italia e un'altra recentemente anche istituita nel Regno Unito, che è presieduta invece da Ian Hogarth, che è invece un imprenditore nel campo dell'intelligenza artificiale, del deep tech, che ha avuto molto molto successo e che appunto ha avuto il compito di guidare questa task force sull'impatto dell'intelligenza artificiale e la strategia che il Regno Unito dovrebbe adottare per cercare di abbracciare, insomma, e comunque sfruttare questa innovazione tecnologica. Ora, il confronto in realtà non è molto, è un po' ingiusto, perché appunto quella commissione nel Regno Unito è una cosa, diciamo, molto più ampia, ha ricevuto un botto di finanziamenti, tipo 100 milioni di sterline o giù di lì, e quindi produrranno, diciamo, delle indicazioni, delle raccomandazioni, e oltre a ciò comunque daranno proprio un indirizzo molto più concreto nella direzione in cui il Regno Unito dovrebbe andare per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Questa commissione, invece, da quello che ho capito io, in Italia deve semplicemente produrre una relazione verso fine di gennaio dell'anno prossimo, e con i quali poi dopo il governo deciderà se effettivamente il Parlamento, il governo, decideranno se legiferare per cercare di regolamentare questa parte dell'intelligenza artificiale specifica per l'editoria. Detto ciò, dopo qualche giorno c'è stato anche uno sviluppo, perché è uscita un'altra commissione dopo, che è stata, dunque, questa era stata voluta da, se ricordo bene, il sottosegretario Baracchini, che è in quota Forza Italia, quella di Giuliano Amato, che è un sottosegretario per appunto l'editoria, con delega all'editoria. Quest'altra invece è stata formata da Alessio Butti, che è un senatore di Fratelli d'Italia, e lui è un sottosegretario proprio con delega all'innovazione tecnologica, se ricordo bene. Quindi questa è una commissione sull'intelligenza artificiale un po' a tutto tondo, sempre, diciamo, lontani da il corrispondente, diciamo il corrispettivo inglese, perché se ho capito bene non hanno fondi a disposizione anche in questa nuova commissione. Però questa dovrebbe produrre una relazione sulla strategia per l'intelligenza artificiale che lo Stato italiano dovrebbe implementare nei prossimi anni. E in questa ci sono, diciamo, tra i componenti di questa commissione, comunque c'è, allora, è presieduta da Gianluigi Greco, che è professore di informatica all'università, se ricordo bene, di Reggio Calabria, insomma non ricordo esattamente adesso la sua affiliazione, comunque è presidente dell'associazione AIPRIA, che è l'associazione italiana di intelligenza artificiale, e si occupa, vabbè, sì, di intelligenza artificiale per ricerca proprio. Dopodiché ci sono un'altra dozzina di membri, che sono tutti docenti universitari, e se ricordo bene, credo comunque la maggior parte siano docenti universitari che si occupano comunque proprio da un lato tecnico di intelligenza artificiale. Se ricordo bene, forse c'è anche qualcuno che si occupa degli aspetti etici, che se non sbaglio è un docente all'Università Pontificia, se ricordo bene. E in ogni caso, comunque, dopo che mi sono informato su questa nuova commissione e quello che dovrebbe fare, ci ho pensato un attimo, perché ho avuto una specie di sensazione di déjà vu, e ho detto: scusa, ma io mi ricordo che qualche anno fa già il governo Conte aveva fatto una commissione del genere, e in effetti c'era, nel 2018 era stata istituita una commissione con una trentina di esperti addirittura, che dovevano collaborare con l'allora MISE, il Ministero per lo Sviluppo Economico, che se non sbaglio adesso è diventato quella roba chiamata
Ministero del Made in Italy o qualcosa del genere. E loro, tra i quali peraltro c'era anche Giuseppe Attardi, che abbiamo avuto come ospite in una di quei video qua su Liberi Oltre STEM, quando parlavamo di intelligenza artificiale, e il loro compito era esattamente quello di stilare un documento con delle raccomandazioni per appunto disegnare, progettare la strategia dell'intelligenza artificiale che questo paese dovrebbe seguire nei prossimi anni. Questi poi dopo appunto hanno pubblicato un documento di un centinaio di pagine che è stato pubblicato sul sito del Mise, e poi a quanto ne so è rimasto lì, però cioè, è già stata prodotta qualcosa, perché questo comunque erano tutte robe che venivano da bisogni che erano dettati anche dall'Unione Europea, che stava cercando di regolamentare questo a livello di Unione Europea proprio. E quindi non lo so, cioè, l'impressione che ho io è che comunque questo genere di commissioni comunque finiscono almeno in Italia per produrre della documentazione, delle raccomandazioni che poi dopo danno luogo a pochissime cose, perché se poi dopo si scorre questa relazione che è stata fatta da questa trentina di esperti, ci sono un'ottantina di raccomandazioni che sono tutte, se si va a vedere nello specifico, più o meno ragionevoli e più o meno... corrette, però poi dopo danno l'impressione che rimanga lettera morta, e poi dopo appunto al di là di questo si formano altre commissioni, tipo quella di Amato, tipo quella adesso presieduta da Gianluigi Greco, che fondamentalmente a me danno l'impressione che vadano a sovrapporsi esattamente con quello che hanno fatto prima. Quella di Amato probabilmente meno, perché è una roba più specifica sull'editoria. Questa qui nuova presieduta da Greco mi sembra davvero una roba abbastanza molto molto in linea con quello che già era stato fatto. Quindi la domanda spontanea che mi è venuta è, dico sì, ma cioè, tutto quello che è già stato fatto prima, allora cioè, a che punto sono? Hanno dato luogo a qualcosa oppure boh? Quindi è sempre un po' difficile, cioè, cercare di capire, perché poi il problema è che queste commissioni spesso hanno una forte componente politica, anche come già accennava prima Giulio, e tant'è che appunto il senatore, questo Alessio Butti, che ha formato questa commissione qui, ho letto una sua intervista su Repubblica, e lì hanno cominciato a corrermi dei brividi lungo la schiena leggendo quello che diceva, perché ha cominciato a dire no, certo, lo Stato dovrebbe prendere, diciamo, la preminenza nel guidare l'innovazione tecnologica, e si è messa a citare ovviamente un classico del settore, ovvero lo Stato imprenditore di Marianna Mazzucato, no? Che qui su Liberi Oltre, diciamo, ne abbiamo già discusso abbondantemente. E quindi, boh, cioè, nel senso, a livello di direzione anche a me sembra abbastanza inquietante la direzione in cui si sta andando. Quindi, boh, vedremo un po' più avanti nei prossimi anni cosa produrranno poi. Sì. Se posso permettermi, ma mi ricordo un altro famoso piano scomparso, il piano Colau, qualcosa del genere, se ne è più parlato? Sì. Ho guardato in rete, sì, tre sì. Anni, sembra anche fatto bene, tra l'altro, dicono che quei pochi che l'hanno letto, però, buh, cioè, sì. È in tradizione italiana. Ma infatti sì, cioè, il fatto è che poi dopo queste cose qui finiscono per tenere banco a livello mediatico, E nel frattempo passano altre cose che sono, diciamo, passano più in sordina e sono molto più preoccupanti. Adesso c'è tutta una questione relativa sia all'intelligenza artificiale sia alla gestione dei dati in generale. Ci sono due cose a livello europeo che stanno andando avanti adesso. Una è la famosa questione del chat control e del client-side scanning, su cui appunto stanno cercando di far passare delle raccomandazioni, delle linee guida a livello europeo, per poi permettere agli stati di legiferare, e se passano come sono adesso finirebbero per dare l'opportunità agli stati di sorvegliare le comunicazioni dei cittadini europei in modo molto molto più preciso e molto più stretto di quello che invece permette adesso la crittografia end-to-end tramite determinate su alcune app come WhatsApp o robe del genere. Ce n'è un'altra invece che è molto più recente, che è quella relativa al framework eIDAS, che è per la gestione, il framework per la gestione dell'identità digitale a livello europeo, dove lì invece anche lei hanno cercato di far passare un comma, diciamo, di queste linee guida, che darebbe la possibilità agli stati europei di decidere loro, di autorizzare loro quali sono le certificate authorities che permettono, diciamo, di
dare i certificati digitali che vengono utilizzati per l'autenticazione quando vi connettete su un sito internet. E questa è una roba abbastanza preoccupante, tant'è che ci sono centinaia di ricercatori in giro per l'Europa che hanno già firmato due lettere aperte per questi due aspetti separati, per dire andateci piano, perché in effetti questo rischia di diventare una roba molto pericolosa andando più in là. E queste sono cose che poi in realtà hanno un impatto sulla vita delle persone molto più relativo. Tutte queste commissioni qui in realtà su, per esempio, quella di Amato, eccetera, così, si vede poi dopo anche che producono qualcosa, però tanto poi alla fine rimane lì e non danno il via a chissà cosa. Comunque vabbè, questo era, diciamo, la parte su queste due cose di Chat Control e di ADAS. Erano anche per me uno spottone pubblicitario, diciamo, per dire che tra un paio di settimane tornerò anche con la rubrica di Enigma su Liberi Oltre STEM e ci occuperemo di questi due argomenti, quindi era la esatto. Era il momento pubblicità, ecco. Va bene. Direi che possiamo andare verso l'ultimo argomento, se non ci sono altre, possiamo andare molto lunghi, come sempre, ma ormai è una tradizione dei Liberi Oltre STEM e news in particolare. Quindi andiamo su una cosa abbastanza controintuitiva, però potremo vedere anche, sono curioso di vedere cosa pensa Giulia sull'argomento e chi lo potrebbe aggiungere fuori allo... Potete aggiungere le slide allo stage, grazie. Grazie. E ci sta, negli ultimi, sì, direi 5 anni o poco più, c'è un nuovo trend nell'assegnazione dei fondi di ricerca. E siamo più o meno tutti ricercatori, o siamo stati ricercatori, o saremo ricercatori da quelle parti lì. Quindi tutti noi faranno domanda o hanno fatto domanda per fondi di ricerca. E siamo in tanti in Europa e nel mondo a fare questa pratica. Magari la persona che non è addentro al sistema si chiede: ma come vengono dati i fondi ai ricercatori? Perché il progetto è più figo, il progetto è più bello, presentato meglio, ha più chance di successo. Come si fa a decidere la chance di successo prima di aver fatto il progetto? Sembra piuttosto difficile, a meno di essere divini, eccetera, eccetera. Sono scelte che hanno un impatto pubblico anche di policy, perché il cittadino, il pagatore di tasse, si chiede in base a quali criteri i miei soldi duramente pagati vanno, veramente guadagnati vanno alla ricercatrice XYZ invece che al ricercatore XYZT. I criteri sono in realtà molto vecchi come disegno, sono basati su una qualche percezione della qualità. La qualità è di solito decisa da 3 o 4 babbioni o babbione, a seconda del genere, che si siedono in una stanza, spesso senza finestre, a decidere su 50 proposte quale sembra più interessante e quale sembra meno interessante, e rigorosamente in forma anonima, detta singolo cieco o doppio cieco, a seconda dei procedimenti utilizzati. E ho fatto anche io il babbione per queste procedure, e dichiaro pubblicamente che è stato difficilissimo, perché non ho più vaga idea di come valutare una cosa di 50 pagine in base a quale standard. Il mio standard personale, in base alla standard di ricerca in Europa di tutti i 50 anni, cosa esattamente? Difficilissimo. E quindi più la cosa è difficile, più diventa arbitraria e soggetta a pregiudizi, cosiddetti bias. Quindi siamo corrente a questi a progetti, si basa su una serie di standard di qualità più o meno arbitrari. In generale non ci sono mai fondi, questo è normale, i fondi sono sempre pochi, la coperta è sempre troppo corta. E in particolare i fondi più piccoli, quelli sono per i giovani veri, quindi sotto, diciamo, 30-35 anni, sono molto discriminati in base alla nazionalità, in base all'università di provenienza. Se hai fatto il PhD a Oxford, sicuramente avrai un piccolo starting grant. Se hai fatto il PhD a UNICAL, per citare l'università del professor Greco, avrai qualche difficoltà in più. Se sei donna, minoranza, sottorappresentata, eccetera, eccetera. Quindi questo è un problema molto serio, perché di fatto blocca l'accesso alla professione del ricercatore, blocca il successo dei ricercatori possibilmente di qualità, eccetera. E ci sono stati tentativi sporadici in Israele, in Svizzera, quelli che conosco, di assegnare i finanziamenti più piccoli sulla base di una qualche forma di casualità, una qualche forma di lotteria. E questi provenienti hanno avuto poi successo, ex post si sono fatte l'analisi di qualità sui risultati dei prodotti, si è visto che la lotteria funziona. Funziona soprattutto per i fondi piccoli, quelli disponibili un po', diciamo così, un po' a pioggia, perché taglia i bias, i pregiudizi, e
contribuisce a migliorare la rappresentazione dei vari gruppi demografici, dei vari gruppi culturali, eccetera. In questo semplice esempio del ciclo di vita del progetto, a sinistra abbiamo il proponente, a destra abbiamo l'agenzia che fornisce i finanziamenti. Proponente a un certo punto sta nella fase di develop proposal, quindi scrivere il progetto, mandare l'applicazione, e poi qui c'è un processo che dice grant award, il processo di valutazione, che è il più oscuro, tra l'altro, di questi punti. Perché è interessante quest'altra parte? Perché c'è la parte di select the best grants, e anche in questo caso i criteri sono oscuri o poco orientati sulla qualità, sono di fatto griglie di valutazione, checkbox, sono una serie di cose molto antiquate rispetto alla realtà della ricerca che si evolve, anche rispetto all'uso dell'intelligenza artificiale, rispetto all'uso di criteri molto dinamici, eccetera. E poi c'è una parte importante che è l'ex post, come si valuta il risultato di questi criteri di assegnazione dopo 3 o 5 anni dalla fine del progetto. Cosa hanno prodotto, risultati, paper, brevetti, eccetera. Un sistema molto complesso che però muove un sacco di soldi. In Europa siamo nell'ordine dei, quant'è, 20-30 miliardi, no, di una cifra, non la so la cifra, comunque siamo nell'ordine di parecchi miliardi di dollari, giusto? Euro equivalente, insomma. Sì, quindi sì. È un settore molto, molto grande che va, non va regolamentato, però va gestito e va controllato e va innovato. Cioè non è possibile che stiamo ancora utilizzando i criteri degli anni 40 o prima per valutare un progetto che è scritto nel 2023. Dobbiamo fare qualcosa di nuovo, anche per evitare che le persone si incistino e creino l'emergere di certe agenzie di ricerca che in realtà sono scrittrici di progetti e prendono delle fee, delle tariffe impressionanti che potrebbero far vergognare l'agenzia di ricerca, perché si parla del 3%. Quindi il 3% del denaro pubblico va a un numero molto ristretto, intorno al centinaio di agenzie che scrivono progetti. Adesso mi sono giocato i miei amici con questa live, appena mi sento, ma vabbè, ci può stare. Allora, la scelta casuale, basata su criteri statistici come quelli di cui parlava prima Giulia, taglia la testa al toro, perché permette di diminuire i costi della selezione, diminuire i tempi associati e creare, abbattere alcune barriere, soprattutto per progetti piccoli. E alla fine si è visto che la selezione casuale funziona di più. Io do le mie ragioni personali. Uno, perché chi scrive un progetto lo scrive con un certo commit, un certo impegno, non lo scrive a caso. Quindi non è che si balla di una persona che scrive tanto per provarci. E due, perché il talento è distribuito in maniera casuale. Quindi cercare di individuare il talento sulla base del fatto che sei andato a Oxford verso andare a Unical forse è sbagliato. E tre, perché comunque sia questo sistema non è puramente casuale, non è che chiunque scriva verrà bene poi valutato in maniera casuale. Ci danno criteri di qualità molto basici, molto semplici, sopra i quali si va nella lotteria. Quindi un'impettazione della lotteria prima o dopo, il primo stadio, il secondo stadio, cioè poi questa tabella indica i vari modi, la review a uno stadio solo, la review a due stati, e la lotteria alla fine, la lotteria all'inizio. Un'applicazione mista di questo sistema su un'intera agenzia di finanziamento può sicuramente migliorare l'allocazione dei fondi iniziali. I fondi senior, quelli più grandi, la cosa è complessa perché lì si rischia veramente il botto, non si possono assegnare 15 milioni di euro su una base casuale, ci vuole un dialogo molto più complesso, un'evoluzione più complessa, eccetera. Ma in fondi da fino a 100.000 euro, che sono un numero abbastanza basso in Europa, posso tranquillamente dare con questo sistema. Chi lo fa? L'agenzia di ricerca svizzera, la Volkswagen Foundation, alcune agenzie a Singapore, che conosco personalmente, e alcuni programmi sparsi qui e lì. Mi piacerebbe che la Carib lo facesse questo lavoro nel futuro. E qualcuno si è degnato recentemente a luglio di fare una simulazione basata su criteri che non conosco, praticamente la metodologia non l'ho letta e non sarei in grado di capirla. Si è visto che questo tipo di lotteria taglia i costi, e questo ci può stare, taglia i tempi, abbastanza ovvio, ma incredibilmente aumenta molto la diversità dei processi, dei progetti presentati e finanziati, e sembra aumentare la qualità nella quota di sinistra, cioè taglia progetti a bassa qualità e aumenta un po' i progetti ad alta qualità. È un risultato statistico interessante, qui mi piacerebbe un'opinione di Giulia.
E quindi più e più agenzie stanno iniziando a integrare meccanismi di casuale destinazione nel loro sistema classico basato su soglie di qualità. Quindi è una cosa da tenere presente nei prossimi anni, visto che finanziano persone come noi, o molto più giovani anche, che vanno, si affacciano al mondo della ricerca per la prima volta. Giulia, se hai qualche commento, qualcun altro? Sì, no, io volevo, così, provocazione, faccio lo switch al lato complottista della serie, perché non ci abbiamo pensato prima, punto di domanda, nel senso che quando vogliamo limitare dei bias, tipicamente si traparla anche di randomizzazione, cioè chiunque abbia a che fare banalmente con gli studi clinici, gli studi epidemiologici in generale, e punta molto il focus sull'importanza della randomizzazione o comunque di tutti quei meccanismi che sono essenziali per limitare il più possibile i bias. E perché non abbiamo mai applicato questa cosa a un ambito diverso? E, non so, cioè, sarebbe interessante anche ragionare sulle possibili motivazioni, sicuramente, però ecco, visto che è necessario ridurre i bias, perché è sotto gli occhi di tutti che ci siano persone sicuramente più in difficoltà, persone che, come dicevi tu Enrico, si impegnano a scrivere, a compilare moduli su moduli, a scrivere protocolli che non sono neanche così tanto semplici da scrivere, nel senso che non è che uno li butta giù in una giornata così, comunque richiedono impegno, richiedono risorse, uno ci deve dedicare del tempo che potrebbe tranquillamente dedicare ad altro e poi va incontro, si deve scontrare con delle difficoltà che possono essere sia delle distorsioni, diciamo, involontarie, ma a volte anche distorsioni che hanno origine da qualcosa di politico, da conflitti di interesse, cose del genere nelle valutazioni. Quindi no, è interessante e penso che, appunto, perché non ci abbiamo pensato prima di utilizzare qualcosa di randomizzazione, ecco. Ti do, se vuoi, volete un punto di vista, diciamo, persona abbastanza informata dei fatti. Ho fatto parte di alcune commissioni, ho saputo di altre commissioni, e in Europa c'è la pratica che si fa la prima valutazione di qualità, poi c'è la discussione di committee, sono 3-5 persone, a seconda se si tratta di un medico di un RC o qualcos'altro. Poi, nella sua stanza, perché si lavora in stanze chiuse, c'è il commissario europeo della specie agenzia o il sottocommissario o il sottocommissario, che si informa passando di stanza in stanza: abbiamo una parità, abbiamo un tie break, abbiamo proposte che hanno un qualche versante politico, versante nazionale, paesi est o no, ovest, sud, nord. Questo non è complottismo, non è che si decide la qualità sulla base dei criteri di tipo, ma se si arriva veramente alla pari, come fu il caso famoso dell'assegnazione dell'agenzia del farmaco, che dopo la... Noemi, te la ricordi questa cosa qualche anno fa? Un'agenzia del farmaco europea che si spostò dalla UK, perché dopo la Brexit il pareggio fu tra Italia e Olanda, e veramente tirano la monetina a quel punto. Fu una cosa ridicolmente simile. Ecco, non ha senso arrivare alla monetina dopo, bisogna farlo prima, per proprio evitare questi personalismi, perché il commissario che passa è una persona, avrà le sue idee, ed ha pure tutto il diritto di averle. Quindi non possiamo lasciare che sia sempre una persona a decidere queste cose così rilevanti. Quando i nostri colleghi gli parlano dell'RC, la chiamano la lotteria, perché non importa quanti progetti tu scriva o quanto buono sia, sarà sempre una lotteria. Ho fatto una 16 Marie Curie come scrittore o come supervisor, ne ho passata una. E garantisco che la qualità di quella passata non era particolarmente elevata. Cioè, non ci avevo pensato prima, che secondo me il concetto è vecchio babbione, perché chi lavora nella versione ricerca tende ad essere un pochino senior, per motivi anche di esperienza, tende a una mentalità un po' da club, e lo so, mi sto giocando veramente tutti i commissioni, non torno più in Europa neanche i prossimi 20 anni, e questo è un problema che va risolto alla radice, ringiovanendo i comitati, ma anche cambiando le regole della corsa, a mio parere. Quindi, ci sta. Una domanda sul discorso che facevi tu all'inizio, c'è varie domande, diciamo, sul discorso diversity and inclusion che facevi tu all'inizio, no? Io non ho capito una cosa, queste fondi di ricerca di cui state parlando sono di ricerca europei su qualsiasi ambito STEM, o sul tuo specifico, o su, diciamo, sì.
Vai. Allora, per ora in Europa ci sono alcuni settori che non conosco bene che la utilizzano, sono comunque i grant minori. So per certo, perché è risultato un articolo che la Swiss Research Foundation la usa, so per certo che l'ho visto fare a Singapore, alcuni schemi la utilizzano, e si parlava in un articolo della Volkswagen Foundation, quindi sono ancora all'inizio, però sono state implementate, c'è già uno studio quantitativo che indica dei vantaggi importanti. Hanno fatto questa simulazione a luglio, basata, ovviamente, la simulazione va settata su dati reali, quindi qualche punto ce l'avevano per fare il database, e insieme mostra che la cosa funziona. Non funziona sempre, non funziona per tutto, funziona tanto per quelli entry level, dove il rapporto tra costi e benefici è parzialmente sbilanciato verso i benefici. Però si sta implementando sempre più velocemente e si arriverà in maniera esponenziale a farlo un po' dovunque, a mio parere. Io ho due... non obiezioni, però due commenti su questo. Diciamo, perché Giulia chiedeva questa cosa. Allora, per quanto riguarda le diversity inclusion, come voi tutti sapete, io sono assolutamente per diversity inclusion, ma contemporaneamente sono contrario alle quote, che sembra una tradizione, ma non lo è. Tendenzialmente contrario alle quote. Per me, sì. Per quanto mi riguarda, quella roba là si lo dico da sempre, praticamente. Quella roba là si risolve in una maniera molto, molto banale, che è fai un'application per un grant di qualsiasi tipo e a chi esamina le application arriva tutto completamente blind, cioè ci metti un filtro in mezzo in cui sostanzialmente tutto il gruppo di ricerca che ha fatto l'application è completamente anonimizzato, non sai di che sesso sono, non sai quanti, non sai quale università, non sai nulla, leggi solo la proposta. E questo potrebbe essere una soluzione per risolvere quel problema. Per quanto riguarda l'altro problema, allora faccio l'avvocato del diavolo qua, perché poi te, Enrico, secondo me hai molta più esperienza di me su questo. Io sto malapena cominciando. Il discorso sulla Pareto distribution, no? Il discorso sul fatto che vince sempre, per questa roba vince sempre la stessa cosa, un po' è sbagliato, un po' no. Perché te ovviamente i fondi di ricerca li vuoi dare alla gente che, diciamo, un'applicazione la fa bene, perché l'altro lato della medaglia, e tu lo saprai benissimo questo, ci sono tanta gente che le applicazioni le fa benissimo, c'è anche un sacco di gente che scrive una valanga di cavolate, cioè nel senso, sono delle applicazioni che fanno veramente piangere, per cui da quel punto di vista questa soluzione potrebbe creare problemi ulteriori no? Mi sa che non sono stato chiaro su un punto. Rimane la soglia di qualità. Però invece adesso è al 99%, rimane all'80%, al 70%, quindi la qualità minima rimane. Quindi sostanzialmente quello che dici te è che, passato quel filtro lì, siccome queste sono tutte equivalenti, facciamolo... E vale soprattutto per le travel grant, per le writing grant, quelle in cui danno 50.000 euro per scrivere una proposta con i tuoi colleghi, per il short term internship e così via. Sono pensati per la disposizione a pioggia. Per chi ha letto il libro Startup Nation nel 2009, quello sul Stato di Israele, ti ricordi l'esempio che si diceva in cui il Technion e il Weizmann davano 100.000 euro equivalenti all'anno a uno o due colleghi giovani appena arrivati o comunque che avevano un'idea nuova e che magari venivano da un periodo, questo è quello più interessante, un periodo di bust, cioè un periodo senza fondi. Quindi per tirarli un po' su, perché magari le idee erano sempre le stesse, buone, però avevano avuto una sfiga. E quindi diamo qualche soldi. Cioè, la situazione a pioggia batte il discorso di Pareto, dicevi prima, perché alla fine finisce per ribilanciare un pochettino il sistema sulle code. Sì, fair enough. Ha ragione. Tra l'altro, commento random, cioè volante su Israele, senza entrare nella questione israelo-palestinese, per carità. Però ecco, diciamo che la destra israeliana, definirla discutibile, è un eufemismo. Indipendentemente da quello che si pensi sulla questione palestinese, ci sono varie criticità, diciamo. Però una roba che ho trovato molto interessante è questa, e questa l'ho sentita diciamo nelle parole proprio di Netanyahu, Bibi, che è: Israele è un hub tecnologico fenomenale che sta in crescita esponenziale, e la destra israeliana da questo punto di vista è stata fenomenale, perché negli ultimi 15 anni, 20 anni hanno pompato tantissimo su questo aspetto, parlano il linguaggio giusto. E lo dico non per esaltare, non tanto per esaltare nulla, diciamo, della destra israeliana, che non mi è particolarmente simpatica, e ripeto, questo indipendentemente dalla mia considerazione dello Stato di Israele. Per fare il confronto con la nostra di destra, è quello che dicevamo prima. Cioè il problema fondamentale è che purtroppo la nostra destra è una destra che difende
tutta una serie di privilegi corporativi e non ha un, non ha, cioè, il famoso gruppo che c'era su Facebook, non so se c'è ancora, liberali che si credono liberali perché non vogliono pagare le tasse, diciamo, cioè leghisti che sono liberali perché non vogliono pagare le tasse, ecco, non è quello, è tutta, è la mentalità e l'apertura all'innovazione che effettivamente stimola la crescita economica. E a me sembra che la destra italiana e la sinistra, in realtà, cioè proprio l'impianto politico socioculturale del paese, non ce l'abbia. Lo ripeto come un disco rotto, penso che siamo d'accordo su questo, ecco. E niente, anche oggi abbiamo purtroppo portato alcuni esempi. Non è che cerchiamo gli articoli non italiani, è che quando sono italiani li mettiamo, però effettivamente l'Italia rimane un paese piccolo e non possiamo pensare che anche nella ricerca siamo migliori nel mondo, c'è anche la verità, dai, siamo un paese medio piccolo. E se, il problema è, come dice Giulio giustamente, che non soltanto siamo piccoli e con poche risorse, i tre centri europei non sono in Italia, come diceva prima Noemi, per le cellule CAR-T, ma siamo anche in declino, lo sappiamo tutti, e siamo con una struttura che sembra proprio non regge il passo, non regge il passo l'innovazione neanche in Europa, quindi boh, vabbè. Ci proviamo a fare questo lavoro, ma niente di più. Va bene, direi che abbiamo concluso. Grazie a tutti, ragazzi. Altri commenti, no? Bene, allora niente. Grazie a tutti. Sì. Invitiamo tutti quanti, a, come al solito, ad associarsi. Noi siamo già associati. Fare pubblicità al canale e seguirci, ovviamente. E mettete mi piace, bene, mi raccomando, e condividete. Esatto. Che costa poco e non impegna. Esatto. Poi se volete anche donare all'associazione, qua nessuno ci sputa sopra, per onore del cielo. Va bene. Ciao a tutti e buona giornata. Arrivederci. Buonasera. Buona giornata. Ciao.